Presidente, ha iniziato il suo intervento paragonando questo progetto a un buon cognac. Lascia un buon sapore in bocca adesso che insomma la fase 1 è completata e addirittura con un anno di anticipo. Adesso come un buon cognac lascia un buon sapore, è andato diciamo tutto nella direzione giusta e quindi abbiamo avuto un'ottima annata. Come un buon cognac ha avuto bisogno di un lavoro intenso, disperato, a volte folle, ma ancora una volta credo che l'impegno, la fatica, la dedizione abbiano ripagato con un grande successo che è quello di aver terminato in anticipo un progetto che ridarà una nuova prospettiva, una nuova vita, delle opportunità infinite al porto di Ravenna. Sì, è stata una buona annata. Oltre insomma al paragone diciamo poetico, però poi è snocciolato parecchi numeri, insomma nel concreto l'investimento da 1 miliardo in questa prima fase, quindi insomma c'è molta concretezza anche. Sì, gli investimenti di cui abbiamo parlato sono tutti progetti in corso, non sono programmi, non sono idee, sono progetti in corso, ma credo che il dato più significativo non sia l'investimento di 1 miliardo di euro dell'autorità portuale, il dato più significativo sono gli investimenti, sono i 4 miliardi di euro di investimenti privati che si stanno concretizzando nel porto di Ravenna, che sono destinati a cambiare per sempre la struttura, l'impostazione, la vita del porto di Ravenna, della comunità portuale ma anche della città e della regione. Sono investimenti di grandi aziende che hanno scommesso su questo porto e lo hanno fatto perché hanno visto che quelle cose che avevamo promesse sono state mantenute, quelle condizioni abilitanti di questi investimenti che avevamo programmato sono state realizzate. Ecco, abbiamo ricostruito la fiducia, questo è il dato più importante del progetto Hub Portuale. Ha parlato appunto di Hub Portuale, diciamo, quindi Ravenna si candida un po' anche come modello anche per altri scali nazionali in primis, perché si parla non solo di infrastrutture giustamente a mare, ma insomma si dimostra anche che un porto moderno ha bisogno di diventare un hub energetico in primis, e ci sono anche lì ha elencato tutti i vari progetti in ambito energetico intorno all'area portuale che sono già in essere o comunque vedranno la luce molto presto, e poi anche uno sguardo insomma al futuro, alla digitalizzazione, quindi uno scalo che deve essere al passo coi tempi, all'avanguardia, e ampliarsi non solo nei dragaggi, nei fondali, ma anche diciamo diventare più profondo anche a molti altri livelli. Guardi, il progetto Hub Portuale è tante cose, ma sostanzialmente è un cambio di paradigma nella logistica portuale. Oggi i porti non sono e non possono più essere soltanto i luoghi dove si movimentano le merci. Oggi sono degli hub energetici e sono degli hub digitali. Abbiamo interpretato questo concetto con dei progetti concreti. Abbiamo rivoluzionato il nostro sistema digitale, abbiamo investito in nuove tecnologie, abbiamo steso una fibra ottica abilitante per la tecnologia 5G in tutto il porto di Ravenna, oltre 30 km di cavi stesi, stiamo lavorando con le imprese sul nuovo PCS, stiamo facendo investimenti importanti nella cyber security, abbiamo costituito all'interno dell'autorità portuale una direzione specifica per la transizione digitale, insomma l'abbiamo preso molto seriamente perché ci crediamo e perché ci vogliamo arrivare in fondo. Beh, per il comparto energetico, che il porto di Ravenna sia un hub energetico non è da oggi. Oggi quelle condizioni abilitanti che dicevo prima, gli investimenti che abbiamo promesso e che abbiamo fatto, hanno fatto sì che grandi imprese come Eni per il deposito della CO2, come il Snam per il rigassificatore, come Agnes per il parco eolico a mare, come Edison e Pir per il deposito di GNL abbiano guardato a Ravenna come destinazione naturale di tutti questi investimenti. Insomma, logistica sì, ma non solo. Ultima battuta, ovviamente Adria Shipping Summit, quindi Ravenna anche come portavoce insomma delle istanze, degli scali dell'Adriatico, ovviamente si parlerà anche molto di scenario internazionale in questo contesto, dopo la crisi di Suez insomma
si era anticipato che questa parte del Mediterraneo poteva essere quella magari la prima a andare più in sofferenza, come stanno andando le cose per il vostro scalo, e questa insomma può essere anche una risposta ad alta voce, diciamo, nonostante le criticità, a restare appunto sulla cresta dell'onda. Le tensioni geopolitiche che stanno affliggendo il Mediterraneo, in particolare ovviamente la guerra in Medio Oriente e la guerra in Ucraina, sono devastanti sotto l'aspetto umanitario, ma sono devastanti anche sotto l'aspetto economico, sono devastanti per i porti dell'Adriatico in particolare, sono molto, molto impattanti, molto penalizzanti per il porto di Ravenna in particolare. Noi avevamo col Mar Nero un traffico di prodotti, soprattutto in importazione, per quasi 5 milioni di tonnellate di merci all'anno. Dall'inizio della guerra questo traffico è stato più che dimezzato, quindi una perdita enorme per il porto. La nostra risposta è stata quella, in un momento di difficoltà, scommettere sul porto, investire ancora di più, creare le condizioni perché una pace necessaria e che arriverà sia il momento di ripartenza con nuove opportunità verso nuovi traguardi, per caratterizzare Ravenna come il punto di riferimento della portualità dell'Adriatico, per rilanciarla verso un confine che non è più quello della regione Emilia-Romagna, quello della pianura padana, ma deve essere quello del nord Europa.